Ciao fragoline, nuova recensione, questa volta Food Spring. Vi dico cosa ne penso, come mi sono trovata e praticamente quello che ho preso. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video in cui io pubblico, mettere un bel like e seguirmi su Instagram. Allora, iniziamo. Prima vi faccio vedere, cioè vi dico se sono buoni i prodotti che ho preso e se sono buoni prima. E poi vi dico a fine video praticamente cosa ne penso, eccetera. Allora, iniziamo da questa barretta Food Spring. Questa me l'hanno, diciamo, omaggiata. Questo è Paleo Bar ai mirtilli, se non mi sbaglio. Questo qua. Scusate per la luce, ma talmente piove che è buio. Cioè, dal telefono sembra buio. Comunque, questo non mi è piaciuto come gusto. Per cui, cioè, praticamente non mi piace, sia come gusto e anche. Allora, questi sono 40 grammi, però diciamo che non mi è piaciuto come gusto. Questo invece, crema protein 200 grammi, come avete visto, l'ho praticamente finita. Questa è strabuona, ve la consiglio, è una cosa buonissima. Cioè, la prima cosa che mi è piaciuta su questo sito, appena l'ho vista, mi sono innamorata. Ho visto che ce ne sono altre due creme. Non le ho ancora provate, ma le voglio provare. Se questa è buona, allora chissà le altre due. Per cui questa è promossa, ve la consiglio perché è veramente, veramente promossa. Ovviamente non ho trovato risultati, diciamo, su perdere peso, eccetera, perché sinceramente non sono stata lì a guardare. Però. Qui no, è scritto tutto un po' straniero, per cui non posso neanche farvi capire che cosa c'è dentro in questi ingredienti. Comunque è buonissima, ve la consiglio perché io mi sono trovata bene. Cioè, mi sono trovata bene, in senso, l'ho mangiata tutta perché era strabuona e ve la consiglio. Questa sì, mi è piaciuta. Questi Coconut, praticamente le patatine al cocco. Queste sono andata praticamente di matta, cioè di matto, praticamente sono strabuone, anche con queste mi sono trovata bene e sono molto buone. Sono 60 grammi, l'unica cosa che costano un po', anche se non mi ricordo quanto di preciso, non voglio sgarrare come prezzi, però sono buonissimi. A me piace tanto il cocco e come patatine, cioè. Che poi non sono proprio patatine perché dentro, adesso vabbè, io l'ho finiti, però dentro sono, si vede proprio il cocco ed è una cosa buonissima. Cioè, queste ve le straconsiglio perché sono buonissime. Poi parliamo di queste due. Queste qui sono da bere, uno al mango e uno al coco snus, qualcosa del genere. Con questi due mi sono trovata, cioè non mi sono piaciuti in poche parole, per cui queste non ve le consiglio perché non mi piacevano. Questo sa di più sull'acqua, sa più sull'acqua, cioè in senso sa di acqua, e questo qui mango così così, per cui non mi piacevano, cioè non mi piacciono queste due cose, come gusto dico. Questo è bocciato. Questo qua me l'hanno dato in omaggio alla vaniglia ed è bocciato. Proprio ci ho provato in tutti i modi per il gusto, ma è bocciato. Per cui sinceramente non ve lo consiglio. Poi questi qui sono facili da fare, però mi dispiace forse per il gusto, non lo so, forse devo prendere quello al cioccolato perché ci sono anche quelli al cioccolato, forse quelli al cioccolato sono più buoni, questi qui alla vaniglia, infatti
mio padre le ha mangiate anche lui, ma come, cioè in senso, lui mi ha detto che il gusto non si sente, sa di acqua e non gli piaceva. Infatti la stessa cosa anche me. Secondo me sanno di acqua e non mi piacciono, però la preparazione di questi ghiaccioli è semplicissimo, per cui quello lì ne vale. Ma per il gusto, sinceramente no, perché, ripeto, la vaniglia non si sentiva niente. Non mi è piaciuto come gusto neanche a mio padre, in poche parole. Questo. Poi passiamo a questi. Questo l'ho pagato a 30 euro e mi ricordo, sono 750 grammi e è lo shake al lampone. Adesso vi dico che questo prodotto non l'ho finito perché guardate, non l'ho usato neanche metà di questo prodotto. Cioè, per farvi capire, ce l'ho ancora. Io ho speso 30 euro per questo prodotto, questa cosa qua. Allora, l'odore sembra buonissimo perché tu lo apri e dici che buono. Poi appena lo fai, perché qua c'è scritto che devi aggiungere 3 cucchiai di questa polverina più 300 ml di l'acqua o latte e poi shakerare. Certe ragazze mi hanno detto di mettere anche, che ne so, lo yogurt o la frutta. Ci ho provato in tutti i modi, yogurt, frutta, acqua, latte, di tutto. Ho provato di tutto, non mi piace il gusto, non ci posso fare niente. Mi dispiace, ma non ci posso fare niente. Questo prodotto è bocciato. Io ho speso 30 euro e 30 euro sono 30 euro, per cui sono soldi. Non mi piace come prodotto, cioè proprio è bocciato, cioè proprio non mi piace, punto. Non so quante volte lo ripeto, ma se non mi piace è perché, cioè, lo vedete cioè, lo vedete che io non l'ho finito, per cui. Cioè, quando un prodotto a me non piace, non riesco a finirlo e questo è il risultato. Mi dispiace che ho buttato 30 euro. Pensavo che era buonissimo, come cioè, gli altri dicevano che li vendevano, vendono questi prodotti, dicono che è buono, quello è su giù. A me non piace, mi dispiace. Passiamo al prodotto che mi piace veramente, che sono questi due. Per farvi capire quanto mi piaceva, che ne ho presi due scatole. Ho fatto due ordini. Il primo ordine ho preso questi. Questi costano 10 euro. È già un po' tanto come prezzo, 10 euro, perché te ne vengono 4 pancake. 10 euro per 4 pancake alla volta. Cioè, io al supermercato c'è proprio il composto già fatto. Me ne vengono 12 pancake italiani. Questo non è italiano, per cui cioè, capite che 3 euro di prodotto che ne vengono 12 ed è molto buono con questo che sono 4 pancake con 320 grammi, 10 euro è tanto. Però ne vale la pena con 10 euro perché è buono. Certe persone dicono che si sente l'uovo, ma non è vero, almeno io non l'ho sentito. Vi faccio vedere che l'ho finito, c'è anche questo qua da lavare, non lo devo buttare, non si sa mai se ne compro un altro. E l'ho finito. Questo mi sono trovata bene, infatti sono due, per farvi capire che l'ho finiti tutti e due. Ah, c'è un altro, questi non li devo buttare. Cioè, come vedete, mi sono trovata bene e sono buonissimi. Io ci mettevo o la Nutella, anche se non dovrei. Perché queste qua sono per dimagrire, perdere peso, ma non è che usavo. Certe volte questi prodotti non li usavo come dovevo usarli. Però, tipo, mettere niente sopra questi non erano tanto buoni. Perché volevo mettere la Nutella o, ad esempio, la Nutella, quella che vi ho fatto vedere, questa qua. Ad esempio, questi erano straboni insieme. Vorrei comprarle ancora perché sono molto buoni. L'unica cosa che cioè preferirei comprare
prodotti veramente buoni come questi che vi ho fatto vedere, se sono tre o quattro cose che mi piacciono, ok, ne vale la pena e li compro sul sito. Ma se sono prodotti che non mi piacciono, che sono tanti quelli che non piacciono, ovviamente non, secondo me non ne vale la pena. Poi questo qua è quello che shakeri quando fai i pancake, che poi sono semplici, cioè questi qua sono semplici da fare, metti solo latte o l'acqua o latte, io mettevo il latte che era più buono, 150 ml di latte e 8 tappi per far sì che venivano fuori 4 pancake, poi le shakeri. Anzi, adesso ve le faccio vedere nella schermata qua piccolino, così vi faccio vedere come praticamente li faccio e li ho fatti. Vi assicuro, sono buonissimi, ve le consiglio. Come prezzo, vabbè, ripeto, non è che sia, però sono buoni. Poi è carino anche questo qua. Però è facile, sono facilissime da fare. Sì, peccato che ne escono 4, però ne devi fare sempre, devi mettere di nuovo la polverina, poi mettere il latte, eccetera. Non usate l'acqua perché, boh, secondo me con l'acqua non si sente niente. Se mettete il latte è buono, infatti, come state vedendo dal video. Comunque, vi assicuro che sono buoni. Questi sì, ve li consiglio. Recensione, cioè recensione, vi dico come mi sono trovata. Allora, come prodotti dipende di quello che ti piace, praticamente il gusto, eccetera. Non è male. Come i pancake, la Nutella e il cocco. Quello sì, non mi sono trovata bene. Invece gli altri non ve li consiglio. Come prodotti non sono, diciamo, niente male. Non credo che funzioni. Cioè, vabbè, come li uso io non funzionano. Però non è. Cioè, boh, potrei consigliarveli perché non è. Come marca non è male. Perché sono gentili, la spedizione viene subito, cioè viene subito, viene in pochi giorni, eccetera. Per cui non è male. Allora, posso dirvi metà e metà. Cioè, in senso, una metà mi sono trovata bene per due o tre prodotti che mi sono piaciuti veramente e sono ottimi. Invece l'altra metà li boccio perché, ad esempio, 30 euro spesi, perché questi prodotti costano tanto, 30 euro spesi mi girano un po'. Cioè, ho provato di tutto, ripeto, per cui. Però, vabbè, dai, potrei consigliarvi questo sito. Potete provarlo, però non vi consiglio se dovete perdere peso, perché io non ho perso peso per questi prodotti, ma ho perso il mio peso senza usare questi prodotti. Praticamente questi prodotti li ho usati. No, questo qua lo stavo usando in queste settimane, in questi mesi. Per cui l'ho finito in questi mesi. Gli altri prodotti l'ho finiti nel 2019. Per cui calcolate che io sto perdendo peso in questi mesi e sono riuscita a perdere 7 kg in un mese barra due, più o meno non mi ricordo, che non è male già a confronto il mio peso. Ma cioè, ho perso peso senza usare questi prodotti. Per cui vi consiglio di non prendere, cioè non prendere questi prodotti solo per dimagrire, eccetera. Perché secondo me, cioè, boh, non, nel mio parere, non funzionano. E poi, se smetti di prendere questi prodotti, ingrassi ancora di più. Per cui, se li prendete, andate sempre avanti a prenderli. E non finite mai di prenderli perché sennò poi vi aumenta il peso. Infatti io non li sto proprio utilizzando per il peso, ma li sto utilizzando perché voglio sapere il gusto, eccetera. Solo per quello, ma non per il peso, per dimagrire, eccetera. Questo è. Per cui non è male come sito, eccetera, e come prodotti. Per cui è una via di mezzo. Cioè, così così. Sono un po'. Niente, proverò altri prodotti, ovviamente un po' più là perché ovvio, cioè, costano. Vi farò sapere e niente, fatemi sapere se voi vi siete trovati bene, se sono buoni e cosa avete provato.
fatemelo sapere sotto in questo commento. Il video è durato anche fin troppo. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, Instagram, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace a questo video. Io leggerò tutti i vostri commenti qui sotto di come vi siete trovati anche voi, cosa ne pensate e ovviamente se li acquisterete anche voi. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!